saluto amiche e amici di appuntiCreativi.it e benvenuti a un altro video del canale YouTube. Quest'oggi con me mia sorella. Ciao! Che gestisce la pagina Le Creazioni di Red Elegance, quindi anche lei si cimenta nella creazione di bijou, non con le cialde, ma comunque crea degli oggettini davvero carini, meritevoli della vostra attenzione. Una pillola, sempre in ambito cialde di caffè, creazioni con le cialde di caffè, per raccomandarmi con alcune di voi che mi hanno scritto in questi mesi chiedendomi dove recupero le cialde del caffè. E purtroppo qualcuna, alla quale non ho fatto in tempo a rispondere subito, poi mi ha detto in un secondo momento, in seconda battuta, quando poi ho risposto spiegando appunto dove mi approvvigiono delle cialde, che poi ha comprato proprio una macchinetta per il caffè Nespresso con le relative cialde per poter creare. Quello che voglio dirvi è che queste cialde rappresentano veramente una parte importante del rifiuto indifferenziato. Quindi l'obiettivo principale del riciclo di queste cialde, oltre al divertimento e oltre al fatto di poter sfoggiare degli oggettini fatti a mano in maniera anche originale, è smaltire il rifiuto indifferenziato. Cioè tutte queste cialde che voi vedete oggi, queste e le altre che sono qui, sarebbero finite nella spazzatura. E quindi per questo noi oggi ci stiamo prendendo la briga di pulirle e per poi destinarle alla creazione di oggetti da indossare. Anche siamo anche brandizzate, quindi potete vedere che ti sei girata una cialda. Ops, per cui quello che voglio dirvi è: non comprate le cialde da zero. Cioè, se avete a disposizione una macchinetta elettronica Nespresso con le relative cialde, bene, ma se comprate apposta altre cialde, spendete soldi insomma per una macchinetta elettronica, si vanifica poi l'importanza di differenziare questo, cioè di sfruttare questo rifiuto indifferenziato. Per cui l'invito che voglio farvi con questo video è soprattutto quello di riciclare le cialde, per cui non acquistatele, ma chiedete ad amici e parenti che sapete magari che usano la macchinetta Nespresso di rifornirvi del loro rifiuto. In questo caso noi stiamo, con l'aiuto di Simona, stiamo pulendo veramente una quantità infinita di cialde. Come vi ho spiegato in precedenti tutorial, l'operazione che ho da fare adesso è rimuovere la calotta e poi passerò la cialda a Simona per svuotarla del caffè. Dopodiché metteremo le cialde in questo scolapasta, le laveremo, le asciugheremo e creeremo tanti bellissimi bijou che potrete vedere, che potrete ammirare e se vi interessano anche richiedere sulla pagina Le Creazioni di Appunti Creativi, nonché su appuntiCreativi.it e sul profilo Instagram di Appunti Creativi. Nel frattempo ribadisco l'invito a visitare anche la pagina Le creazioni di Red Elegance. Se questo video vi è piaciuto, come al solito un like non sarebbe male, iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle video novità di appuntiCreativi.it. Per questo video è tutto, alla prossima. Ciao! Ciao.